Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo gioco di magia. Oggi abbiamo con noi il protagonista che è questo tappeto magico. Abbiamo anche una bacchetta magica che è indistruttibile, ma non mi piace usarla, quindi la userò poco. Indistruttibile. E sopra di una scatola da scarpe. Ok, possiamo iniziare. Adesso, questo tappeto lo prendiamo e lo appoggiamo sulla scatola da scarpe. Per dargli un po' di energia magica, come possiamo notare, ora lo stiamo spalmando di polvere magica. Non so perché una scatola da scarpe possa avere polvere magica, ma ehi, aspetta, facci vedere che cos'hai lì, quella cosa bianca, cos'è? È un foulard, ecco che cos'era. Ecco, abbiamo visto anche il rallentatore. Il replay è un foulard, cioè, si vede che quando lo avvolge il cilindro succede qualcosa dentro quel tappeto. Ma aspetta, sì, è da un lato è vuoto, se l'hai fatto vedere, e dall'altro lato, scusa, è vuoto anche da quello. Mamma mia, allora, come si fa? Beh, adesso lo riavvolge al cilindro, vediamo che cosa succederà adesso. Allora, ci mette dentro il foulard e batte, batte anche in testa, da un po' di intelligenza. E poi, perché fai così? Cos'è successo? Non c'è niente. Neanche stavolta, c'è niente. Come è possibile? Vabbè, allora, abbiamo perso il nostro foulard bianco. E quindi che cosa possiamo fare? Abbiamo perso quello bianco, adesso finisce il numero di magia. Ah no, ne ho un altro blu. Ah, uno blu, ok, perfetto. Allora mettiamo dentro quello blu e vediamo. Scusa, puoi farmi controllare la scatola da scarpe perché mi sa che sotto quel coperchio c'è qualcosa, perché allora, sotto il coperchio non c'è niente. No, ma ci sarà un doppio fondo o qualcosa. Aspetta, che cos'è qualcosa bianco che hai lì? Ah, ma è il foulard bianco che stavamo cercando prima. Ok, va bene. Ne hai messo dentro uno blu ed è uscito bianco. No, ma è impossibile. Da tutte e due le parti è vuoto. E adesso lo riavvolgerà a cilindro. Ah, il gioco è finito. Che peccato. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, se vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi.